Eder. Mac. Pallister. Conosco Lilian fin dagli anni 70. Frequentavamo assieme l'oratorio La Casa del Giovane di Via San Pantaleone. Nel 1975 avevo conosciuto quella che sarebbe diventata la mia convivente e da quel momento avevo lasciato la compagnia. Liliana l'avevo persa di vista per tantissimo tempo, poi l'ho rivista e ci siamo frequentati in modo saltuario dal momento che entrambi abitavamo nello stesso quartiere di San Giovanni. Liliana sapeva che ero solito frequentare il bar Sanzio e talvolta passava di là e condividevamo assieme un caffè. Per il resto non ci siamo mai sfiorati. Pensate che quando ci incontravamo non ci davamo nemmeno il classico bacino sulla guancia per salutarci. Tuttavia per entrambi rappresentava un piacere rivederci e scambiare due chiacchiere. Poi dalla scorsa metà di ottobre ho smesso di frequentare il bar Sanzio. Ora frequento con più assiduità il bar Lussino che si trova in viale Sanzio sempre nel quartiere di San Giovanni. Credo di averla vista passare dall'altra parte della strada ove è posizionato questo esercizio verso la metà del novembre scorso. Ho parlato con lei l'ultima volta lo scorso ottobre. Non ricordo la data esatta, l'ho incontrata in strada di Guardiella. Io ero seduto su un muretto e l'ho vista spuntare proveniente da via Damiano Chiesa. Ci siamo salutati e l'ho accompagnata a piedi fino al centro commerciale Il Giulia. Nel tragitto abbiamo chiacchierato senza toccare temi di natura personale. Ho da tanto tempo il suo numero ma non ricordo l'occasione in cui ce lo siamo scambiati. Tuttavia non le ho mai telefonato, dopo aver appreso della sua scomparsa tramite un post apparso su Facebook, il giorno 18 dicembre ho composto il suo numero di cellulare. Mi ha risposto il marito Sebastiano Visintin. Con lui ho parlato per oltre mezz'ora della scomparsa di Liliana cercando di capire il perché si fosse allontanata. Lui non si capacitava della cosa e ad un certo punto si è messo a piangere. Ricordo di avergli chiesto se aveva verificato se c'erano stati dei prelievi sul conto corrente di Liliana o se la stessa potesse aver saputo di eventuali malattie fino a quel momento a lei non note. Mettendola in stato di agitazione. Lui rispetto alla domanda su eventuali prelievi non mi ha risposto. Tenete presente che quella era comunque la prima volta che parlavo con quell'uomo al telefono. Non ci conoscevamo ma sono sicuro che Liliana possa avergli parlato di me dal momento che ci conoscevamo da decenni. Lui continuava a ripetere, non me lo spiego, non me lo spiego. Io ho anche scritto un messaggio privato alla redazione di Trieste, nel quale esponevo la mia impressione rispetto alla vicenda. Ricordo di aver fatto riferimento alla solidità del rapporto coniugale che traspariva dalle innumerevoli foto che la coppia postava sui social in giro per varie località. I due sembravano molto affiatati e non sembrava che potessero avere problemi economici. Non mi capacitavo di quella scomparsa. Ho mantenuto dei rapporti con un giornalista locale. Mi ha contattato via chat su Messenger e su WhatsApp e poi ci siamo sentiti in privato. Io ricordo di averlo già conosciuto negli anni 80 quando lui era un bambino e abitavamo entrambi nello stabile di via della Zonta 5. A quel giornalista avevo preannunciato l'intenzione di percorrere la strada che porta da Monte Spaccato fino ad arrivare in via di Basovizza e quindi in stazione di Guardiella con l'intenzione di cercare il corpo di Liliana dal momento che ero e sono convinto che Liliana non sia più in vita e che non si sia suicidata. Penso questo per l'immagine che avevo di lei, di persona vitale. Ho percorso quella strada perché dal momento che non sembrava certo che potesse aver percorso via Damiano Chiesa in discesa ho presunto che avrebbe potuto salire dal lato opposto. Gli unici posti in cui avrei potuto guardare alla ricerca del corpo di Liliana erano la stazione di Guardiella o, se avesse continuato a salire,
la strada romana conseguente alla salita della stessa via Damiano Chiesa. Conosco Claudio Sterpin dagli anni 70. Lui è stato un noto sportivo legato alla corsa e io avevo la stessa passione. Ci si ritrovava nelle varie maratoline o corse sportive che si tenevano in zona. Guardando il cellulare posso dire con certezza che lui mi ha chiamato in varie occasioni, alle 9:46 del 23 dicembre, conversando con me per oltre 40 minuti. Ci siamo risentiti il 25 dicembre alle 10:04 e abbiamo parlato per oltre 39 minuti. Abbiamo parlato della sparizione di Liliana in prevalenza. Lui mi ha anche confessato che aveva avuto una relazione con lei che riguardava i primi anni 80. Sono rimasto stupito di questa confessione e le dico di esserci rimasto anche male perché ritenevo Liliana lontana da questo tipo di dinamiche. Nella telefonata del 25 dicembre gli ho esposto il progetto che avevo in mente riferibile alla perlustrazione del tragitto Monte Spaccato, strada di Basovizza, via Damiano Chiesa, stazione di Guardiella. Lui nell'occasione si è offerto di accompagnarmi. Siamo rimasti d'accordo di trovarci al bar Birabora della Rotonda del Boschetto previa telefonata. Il 26 dicembre Claudio mi ha chiamato alle 8:47 e ci siamo accordati sui dettagli. Nel tragitto abbiamo parlato di Liliana. Ricordo che aveva fatto riferimento al fatto di aver parlato con Liliana e che la stessa le aveva parlato in modo generico di aver pensato alla possibilità di suicidarsi. Claudio mi aveva detto che Liliana aveva preso in considerazione di suicidarsi con i farmaci che suo marito teneva in casa dal momento che lui ne aveva a disposizione molti. Non ha detto a quali farmaci faceva riferimento. Non credo che Liliana pensasse seriamente a quell'ipotesi. Sterpin mi ha detto che quando il marito usciva di casa lei era solito chiamarlo o gli mandava un messaggio. Mi ha detto anche che il martedì in cui Liliana è scomparsa lei doveva andare in via Battisti al negozio della Wind e poi doveva sentirlo e probabilmente vederlo. Dal momento che Liliana non lo aveva contattato al telefono come stabilito, Claudio mi ha detto che ha provato tante volte a chiamarlo senza ricevere risposta. Ha smesso di chiamarla solo quando alla telefonata ha risposto il marito, al quale, per la sorpresa di sentirlo, non ha proferito parola. Sterpin con me in quelle ore non ha fatto ipotesi su cosa poteva essere accaduto. Ritengo di aver detto tutto. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.